la cosa è molto interessante. Io diciamo che di primo acchito non è così agevole girare in bicicletta per Dublino, perché la città è abbastanza, le strade sono abbastanza strette, il traffico è molto intenso e le corsie ciclabili dove sono molto strette e spesso occupate impunemente da automobili, non si sa perché. Però la cosa grossa, la novità è che il governo ha approvato recentemente, presentato proprio nella scorsa settimana, il primo piano nazionale per la bicicletta, che è un evento abbastanza forte, nel senso che pochi stati hanno, pochi governi hanno approvato un piano, insomma, speciale per la bicicletta, che cerca di invertire quella che è una tendenza degli ultimi anni. Praticamente l'Irlanda, da quando il boom economico cosiddetto è partito, ad oggi ha avuto un declino inesorabile di ciclisti in città. Io li chiamo ciclocittadini. Mi ero segnato delle cifre, così per darvi un'idea. In pratica era anche interessante. Attualmente solo il 2% dei pendolari in città usano la bicicletta. Erano il 7 fino a 10 anni fa, altre cifre qui che vediamo se riesco a recuperare. Erano, insomma, il declino è stato inesorabile. Ah, ecco, un'altra interessante statistica: per esempio, nel 1986 circa 23.000 studenti delle scuole elementari, delle primary level schools, andavano in bicicletta. Il numero è passato 20 anni dopo a 4.000, quindi un declino dell'83%. Come la bicicletta, insomma, è passata veramente, l'auto è aumentata nell'utilizzo quotidiano, la città si è fatta più insicura. E per questo quindi il governo ha deciso di fare una politica speciale, per varie ragioni che noi conosciamo, insomma, tutti quelli che vanno in bicicletta le conoscono. In primo luogo è la vivibilità delle città, poi anche la tutela dell'ambiente, insomma, la migliore qualità dell'aria, la sensazione anche di maggiore, facilità di vivere l'ambiente urbano. Le piste ciclabili sono state introdotte negli ultimi anni, le piste ciclabili. Prima, quando la bicicletta era utilizzata un po' di più, forse non ce n'era neanche bisogno, perché la bicicletta è un mezzo come gli altri che condivide la strada. Sono state introdotte recentemente, ma come dire, non sono ancora, insomma, oggi una forma di. Non garantiscono molta sicurezza al ciclista, soprattutto nella zona del centro, proprio della città, perché sono molto strette. E spesso, appunto, come ho cercato di documentare anche su Likebike, occupate da mezzi che le usano come area di parcheggio, e su questo sicuramente si può fare molto, basta dare delle multe. Sì. Quindi, insomma, c'era già una sensibilità negli ultimi anni, ma quello che sta cambiando, e lo noto in molti, almeno anche realmente da quando sono venuto qua, ho notato un cambiamento negli ultimi mesi, ecco, nel numero di negozi di biciclette. Paradossalmente, ma non sono io a dirlo, è stata anche la recessione a spingere verso un aumento dell'interesse verso la bicicletta, perché effettivamente, con il costo della benzina, le tasse dell'automobile e tutto il resto, molte persone capiscono che muoversi in bicicletta conviene anche alle proprie tasche, conviene a tutti. Quindi anche sul senso pratico questo può aver influito ad un aumento che adesso insomma, è visibile di interesse verso la bicicletta. Un'altra novità viene introdotta proprio nella settimana della mobilità. Il 13 settembre verrà inaugurato questo servizio di bici pubblica a Dublino, che è il primo, insomma, e in queste scorse settimane ho notato che stanno completando le postazioni dove verranno parcheggiate. È un progetto pilota, così si viene presentato. Saranno solo 450 le biciclette pubbliche, finanziate da uno sponsor. Questo ha creato molte polemiche, perché in pratica è stato attuato un meccanismo per il quale questo sponsor finanzia il progetto, gli viene garantita una visibilità pubblicitaria eccezionale, ha scambiato pannelli pubblicitari con biciclette. Quindi la cosa può sollevare, e qui ha sollevato qualche polemica, staremo a vedere se le biciclette verranno usate,
chiaramente saranno soprattutto usate da ospiti e da turisti, no? E comunque la città sono 40 le postazioni dove si troveranno queste biciclette, ha dato ancora maggiore visibilità a questo mezzo, ecco. Quindi è un segno positivo che poi il progetto funzioni. Ogni città ha le sue dinamiche, si conosce bene quella di Parigi, poi Berlino, ma altre città, ognuno ha i suoi percorsi di più o meno di successo con le biciclette pubbliche. Sì, c'è un bel lavoro di lobby, qui lo chiamano a Dublino, c'è un'associazione, un gruppo che si chiama Dublin Cycling Campaign, che anche nel nome richiama London Cycling Campaign, che è proprio un'organizzazione che cerca di spingere la gente a usare la bicicletta e spingere i politici e le istituzioni a fare sì che la bicicletta sia più ben accolta in strada. Sì, anche loro. Ho partecipato a un paio di incontri pubblici, fanno un bel lavoro diciamo, di monitoraggio ma anche di pressione. In questa nuova area che ho percepito negli ultimi mesi, ho visto anche che hanno rinnovato completamente il loro sito internet, che non è cosa da poco, perché secondo me la comunicazione è cruciale. Questo vale per qualsiasi paese, ma in particolare in Italia, credo, dove abbiamo una grossissima tradizione di mobilità in bicicletta. Basta ricordarsi il numero di biciclette che vedevamo nei film del neorealismo, no? E il numero di automobili che abbiamo oggi, ecco. Quindi secondo me, adesso allargando lo sguardo, la comunicazione, quindi anche internet in particolare, il modo in cui si parla del muoversi in bicicletta, il modo in cui lo si comunica, aiuta a fare riflettere, a far appassionare, a far incuriosire verso questo diverso, questo modo abbastanza semplice e tradizionale, se vuoi, di vivere gli ambienti urbani. Spesso quando si sente parlare di Dublino, anche qua la discussione riguarda magari la meteorologia, perché bisogna essere sempre preparati che una shower, una doccia, una breve pioggia può arrivare in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi stagione. Ma questo non ha mai bloccato nessuno, anche di chi, insomma, si utilizza la bicicletta. Quindi, insomma, è un tema che magari qualche turista può essere intimorito, ma all'atto pratico basta attrezzarsi un poco, non è mai nulla di tremendo. Poi, se, dico sempre, se utilizzano le biciclette in tutte le stagioni a Copenaghen, no? Come succede ad Amsterdam, città anche più fredda forse di questa, non penso perché non si possa utilizzarla qua. Ecco. Dublino ha il suo ufficio biciclette da poco, e il responsabile di questo ufficio di biciclette ha dichiarato che non c'è alcuna ragione per cui Dublino non possa diventare amica della bicicletta come Amsterdam e Copenaghen. Non c'è nulla di genetico, di misterioso in questo, è solo frutto della pianificazione e delle decisioni umane. Quindi è una dichiarazione molto semplice, diretta, e l'auspicio, il programma dei promotori del piano per le biciclette è di arrivare entro il 2020, perché il piano parte dal 2009 e va al 2020, con almeno il 10% dei pendolari che si muovono in bicicletta. Sì, decennale, è così che le cose possono funzionare, l'hanno dimostrato un po' tutte le città. Berlino, per esempio, è riuscita a portare dal 10 al 15% il numero degli spostamenti in bicicletta nell'arco anche di un periodo minore di 10 anni, insomma. Adesso non ho in mente il loro programma, ma è arrivato a compimento lo scorso anno o quest'anno. Comunque l'obiettivo è stato raggiunto, perché sono state messe in atto varie iniziative per rendere più sicura la bicicletta, per invogliare la gente ad utilizzarla e ridurre anche gli spostamenti in automobile. È uno dei problemi, infatti, che viene sollevato spesso, anche la metropolitana di superficie. Che ha due linee, non è attrezzata al momento per portare biciclette sui treni interregionali, interrail. Proprio anche l'altro giorno leggevo una polemica: i posti sono pochissimi, spesso sono
mal serviti perché non tutti i treni lo garantiscono. Questo è un problema che è stato sollevato, relativo soprattutto alla metropolitana leggera, come vogliamo chiamarla, a Dublino, che non ha lo spazio, insomma, non ha questo servizio.